Salve a tutti, bentornati su Polvere e Fumetti e bentornati alla vostra forse rubrica preferita dove dovete diventare più povero ogni settimana della precedente. Ci sono un pochino di cose interessanti di cui parlare in questa settimana, non c'è mai tregua per le mie finanze e il mio portafoglio, quindi non perdiamoci troppo in ciance e cominciamo subito. Come al solito, alcuni di questi fumetti li trovate qua sotto in descrizione per poterli recuperare su Amazon. Mentre, se siete di queste parti, se bazzicate per Pavia, fate un salto alla Super Gulp di Pavia, dove trovate appunto tutti questi bei fumettoni ad aspettarvi. Cominciamo però con l'edicola, per cui ho preso una cosa che non è che non ho mai letto, però è la prima volta che proprio compro. Ho detto, vediamo un po' sto fumetto qua di cui parlano tutti, dicono che è un fumetto per vecchi, vediamo un po' com'è. E completamente a caso, andando dal giornale, ho detto, senti, dammi questo text, vediamo un po' cosa ne è. E, completamente a caso, l'ho preso un po' perché c'è sta benedetta medaglia, monetina, chiamatela un po' come vi pare, dei vari personaggi Bonelli per gli 80 anni appunto della casa editrice italiana, un po' per provare a vedere un po' com'è appunto text. Io lessi un sacco di tempo fa uno di quei volumi che usciva in edicola, quei classici del fumetto di Repubblica, però proprio ho voluto prendere questo numero, La strega della palude, scritto da Pasquale Ruglio, disegnato da Bruno Ramella. Pasquale Ruglio, già di nome mi sembra di conoscerlo, penso che abbia scritto qualcosa per Dylan Dog. E boh, ho voluto un po' provare a vedere un po' com'è, ripeto, non ho mai letto Dylan Dog, soprattutto, sì, ciao Tex, il Tex recente, non so niente, ho preso proprio così a caso per vedere un po', magari sai mai che mi piaccia, sai mai che oltre a piacere ai vecchi piace un pochino a quelli un pochino meno vecchi, vedere un po' così com'è anche appunto questo personaggio, probabilmente il personaggio più famoso della Bonelli, dopo Dylan Dog. Poi Supereroe Classic numero 217, dedicato ai Vendicatori, con Thanos colpisce dallo spazio. All'interno, proprio parlando di questo numero, c'è anche un numero dedicato a Capitan Marvel, anzi un numero della serie Capitan Marvel, scritto da Jim Starlin, con appunto anche la comparsata proprio del Titano Pazzo contro appunto Capitan Marvel, Mantis, Drax il Distruttore nella sua incarnazione originale, quando non era un semplice bruto, diciamo, era un personaggio anzi dotato di intelletto, non era appunto un po', diciamo, viene a dire uno stupidone tra virgolette, solamente un nerboruto come lo abbiamo conosciuto nelle recenti incarnazioni dei film appunto dei Guardiani della Galassia. Ma appunto mi intrigavo, volevo vedere un po' com'era, no, volevo vedere un cazzo, sto seguendola comunque, mi sto impappinando. E appunto c'è all'interno questo numero di Capitan Marvel, però il numero è interamente dedicato ai Vendicatori, scritti da Roy Thomas, alcuni numeri scritti anche da Steve Englehart, disegnato appunto da tutta una serie di vari autori. Come sempre sapete benissimo cosa ne penso di Supereroe Classic, se vi interessasse appunto andare proprio a scoprire le origini dei personaggi bandiera, i personaggi più importanti di casa Marvel, questo secondo me è il modo più facile, più economico e più agevole appunto per poterlo fare. E poi anche qua, preso un po' perché questo personaggio del fumetto francese mi ha sempre intrigato molto, mi ha sempre divertito molto da bambino, soprattutto tramite grazie ai film che venivano mandati in onda sulle nostre televisioni. Poi ho scoperto che è tutta una serie che ha un certo tipo di risvolto sociopolitico, nel senso che alcuni dei personaggi, alcune delle situazioni che vengono raccontate dai suoi autori in realtà sono fondamentalmente una parodia, ecco, di quello che succedeva in Francia e in Europa all'epoca, perché grazie a Panini Comics sono usciti i primi due numeri di questa collezione, non so come si chiami, però dedicata appunto a Asterix, Asterix le Gall- no, sì, ciao, Asterix il Gallico, penso si chiami la collana, non trovo niente, però appunto è una nuova collezione che appunto è uscita in edicola con i primi due numeri, proposti al prezzo di 4,90€, tutti e due insieme, altrimenti li trovate singoli a 6,90€, li ho presi soltanto per vedere un po' come fossero, come all'edizione, non ci sono particolari picchi, devo essere sincero, e mi spiace un pochino, non ci sono note di redazione, non ci sono appunto quel genere di approfondimenti
che mi avevano un po' intrigato riguardo a questo personaggio. Sono giusto delle introduzioni legate ai personaggi principali della vicenda, e poi appunto ci sono le varie storie. In questo viene venduto appunto tutto insieme, i primi due numeri, che ci sono i due albetti di Asterix e il Falcetto d'Oro e Asterix il Gallico, appunto. Avevo già provato all'epoca, mi pare in occasione dell'uscita dell'ultimo film in live action, a prendere un numero di un'ennesima collezione da edicola che usciva all'epoca, proprio dedicata ad Asterix, di René Goscinny e Alberto Uderzo, di Asterix e Cleopatra. Mi pare fosse che era fatta anche molto molto bene, cartonata, il prezzo era anche abbastanza buono, mi pare costasse appunto 4,90€. Questa esce una volta ogni due settimane, quindi è mi pare un bimestrale, non mi ricordo mai come vengano chiamate, come si classificano questo genere di cadenze, però appunto se vi interessasse sappiate che c'è tutto dietro il piano dell'opera. Dovrebbero essere 38 uscite, non si sa poi se continueranno, ovviamente non lo porterò avanti visto che sto già portando avanti Supereroe Classic, però sappiate che è uscita, il prezzo tutto sommato sono, ripeto, 15€ al mese. Cioè, li si può anche portare a casa. L'edizione è un pochino così, sono dei volumetti brossurati con la copertina leggermente rigida, non ci sono appunto inserti, almeno quella che era uscita qualche anno fa era cartonata, c'era anche qualche approfondimento se non mi ricordo male, però appunto ho voluto darci un'occhiata almeno per avere qualche storia abbastanza famosa di questo personaggio appunto del fumetto europeo, del fumetto francese. Passiamo al Giappone, passiamo da Bao, perché è uscito il terzo numero della Taverna di Mezzanotte di Yaro Abe, pubblicato, ripeto, da Bao nella collana Bao, che appunto raccoglie tutti i titoli orientali, cinesi, giapponesi, coreani, pubblicati appunto dall'editore milanese al prezzo di 17€. Questa serie che è proprio dal cuore di panna, perché sono quelle cose che proprio ti metti lì la sera dopo cena, la sera quando torni da lavoro, stanco, sfatto, morto, mangi e poi ti stravacchi in poltrona con musichina tranquilla, rilassante, appunto, e ti godi queste storielle. Sono tutte storie autoconclusive che hanno al centro proprio la cucina, il cibo come elemento che abbatte quelle che sono tutta una serie di barriere geografiche, linguistiche, anagrafiche, di sesso, di estrazione sociale e culturale. Veramente è una bellissima analisi appunto di come il cibo, di come la convivialità possa, ripeto, abbattere proprio barriere di questo tipo. La particolarità è proprio, oltre allo stile di disegno molto minimale, molto sintetico, è appunto quella di essere tutta una serie di storielle ambientate proprio all'interno di questa locanda che apre da mezzanotte alle 7 del mattino. Ci sono tutta una serie di personaggi veramente di ogni, dai lavoratori agli studenti, gli universitari, sportivi, prostitute, porno attori, yakuza, gangster, veramente ce n'è di cotte e crude, insomma. E appunto tramite queste storie, che in un qualche modo alcune si legano l'une dalle altre, ci sono dei personaggi ricorrenti, oltre ovviamente al locandiere che può preparare qualsiasi piatto gli venga chiesto, a patto che ovviamente ne abbia gli ingredienti necessari per appunto poterli cucinare. E appunto tutto questo è un semplicissimo input per dare via a tutta questa serie di racconti molto molto belli, molto molto divertenti, che appunto danno anche questo genere di messaggi. Ripeto, è molto molto piacevole da seguire, esce anche molto dilazionato, ne esce mi pare un numero ogni 2-3 mesi, se non mi ricordo male, forse addirittura di più. Per cui sappiate, se amate questo genere di storie, se amate in un certo senso anche il gourmet di Jiro Taniguchi, ecco, forse La Taverna di Mezzanotte potrebbe essere una cosa interessante anche per voi da seguire. Passando invece a Panini, a Planet Manga, è uscita la ristampona di un volume che avevo puntato dal momento dell'annuncio. Si tratta di un volume dedicato a Naoki Urasawa, che ho preso proprio perché sto un pochino ricominciando, anzi sto cominciando letteralmente ad appassionarmi a quest'autore, a recuperarmi alcuni dei suoi fumetti, e appunto sperando, la paura era quella di non trovarlo poi più dopo, visto che era andato esaurito all'epoca, mi pare, in veramente poco poco tempo, appunto ho preso questo volumone, disegnare a più non posso, ovvero la Official Guidebook, dedicata appunto a tutti i fumetti, a tutti i lavori di Naoki Urasawa. È un'enorme intervista, un volume che costa 35€, quindi non un prezzo diciamo indifferente, che però appunto ci permette di scoprire quelle che sono tutte le retroscena, le idee, le sceneggiature,
un sacco di materiale, anche per esempio di pin-up, di pagine a colori, appunto illustrazioni che arrivano dai fumetti di Naoki Urasawa, tramite appunto questa lunga intervista che appunto Urasawa ha concesso, madonna la consecutio, per appunto poter raccontare tutti i suoi fumetti. Si va da Monster a Pluto, a Happy, a Master Keaton, ai suoi esordi, ce n'è veramente di tutto, di ogni, ripeto, ci sono tutti i 20th Century Boys. Sto aspettando veramente come il pane che Panini si decida a ristampare appunto anche 20th Century Boys. Mi piacerebbe tenermi da parte questo volume da rileggere magari una volta che avrò un pochino più di conoscenza, ecco, riguardo a Naoki Urasawa, però sappiate che Panini lo ha ristampato e dovreste trovarlo tranquillamente in fumetteria. Passando adesso all'America, c'è soltanto uno spillato, che è la Band Edition del terzo numero di Batman Death Metal, dedicata ai Lacuna Coil, guarda che bella, disegnata dal nostro Antonio Fuso, mette insieme Cristina Scabbia e appunto i Lacuna Coil a Batman, Wonder Woman e Superman nella versione, ripeto, Death Metal, al prezzo di 5 euro. Sono bellissime queste copertine qua, sono veramente una più bella dell'altra. E la particolarità di queste Band Edition è che la band che viene ritratta appunto concede una piccolissima, una brevissima intervista appunto che apre il fumetto. È una cosa che trovate soltanto in queste Band Edition, quindi se volete approfondire qualche gruppo musicale, alcuni quali sono dei gruppi italiani più famosi e apprezzati al mondo, ovviamente nell'ambiente del metal, appunto se vi intriga queste cose, se vi piacciono questo genere di cose, ovviamente io bazzicando questi ambienti non posso esimermi, ci sono delle band che mi fanno impazzire, come per esempio gli Opeth, che dovrebbero essere forse i prossimi a godere di una di queste copertine, e appunto alla fine e all'inizio vengono aperti con questi approfondimenti dedicati ai Lacuna Coil. Tra l'altro i Lacuna Coil non sono affatto nuovi a collaborazioni, non solo con i fumetti ma proprio con Batman e con la versione metal, ripeto, dei fumetti di Batman, avendo già presentato a Luca di qualche anno fa una copertina per appunto il volume che raccoglieva tutto Batman Metal. Hanno fatto un concerto proprio a Luca Comics in occasione di questa uscita. Insomma, sono cose molto molto interessanti. E poi ovviamente continua anche la storia di Batman Metal. Ho visto che è uscito anche il vinile con la soundtrack fatta da tutta una serie di artisti, di band, sempre ovviamente appartenenti al mondo della musica metal, e non ci ho pensato due volte, l'ho preso immediatamente. Ho preso anche il cofanetto che è uscito sul sito di Panini, dovrebbe arrivarmi oggi per voi che guardate il video, quindi ve lo mostrerò magari su Instagram o sui miei vari lidi, sui vari social. Sono cose a cui non so dire di no, veramente, quando le mie due più grandi passioni si collimano, si uniscono in questa maniera, io vado in brodo di giuggiole. Sempre parlando di Batman, ho preso questo volumone, anche questo sempre pubblicato da Panini per la linea DC Black Label, che è parte di questa trilogia scritta e disegnata da Tim Sale e Jeff Loeb. Avevo letto all'epoca, parliamo di un sacco di anni fa, forse 3-4 anni fa, il Lungo Halloween, e a quanto ho scoperto il sequel ufficiale appunto del Lungo Halloween è Vittoria Oscura, ovviamente sempre di Jeff Loeb e Tim Sale, al prezzo di 35 euro, una storia che in un qualche modo sembra essere, o meglio, leggendo da quello che ho letto dalla preview, sembra essere in qualche modo abbastanza simile come setting proprio a Il Lungo Halloween, trattandosi di una serie di omicidi, di casi appunto intorno a cui Batman ovviamente dovrà indagare, che riguarderanno tutta una serie di suoi villain classici, tra cui ovviamente il Joker e Due Facce. Insomma, mi mancava appunto questo pezzo, spero che a breve Panini ristampi anche Cavaliere Maledetto, che mi pare sia la chiusura un po' di tutta questa trilogia. So che c'è anche Vacanze Romane di Catwoman, che in qualche modo fa un po' da, come dire, piccolo inserto, ecco, sempre rispetto a questa trilogia.
insomma, sembra essere, vabbè, stiamo parlando di Tim Sale, che insomma è un disegnatore eccezionale. Qua c'è Batman che incrocia Solomon Grundy nelle fogne di Gotham City. Insomma, anche questo volevo prenderlo perché è proprio una di quelle storie di Batman, di uno dei personaggi più affascinanti del fumetto americano, che a me mancava e che volevo assolutamente recuperare. Poi finalmente, oh che bello, qua sempre parlando di DC, sempre parlando di Black Label, ma fuori dall'universo della DC Comics, ai personaggi ovviamente dalla continuity della DC Comics, è finalmente arrivato in Italia anche l'ultimo dio, Last God, di cui vi parlo sempre quando mi arrivano i fumetti americani da Ho Visto Cose, appunto serie dark fantasy, chiamiamola pure così, di Philip Kennedy Johnson e del nostro Riccardo Federici. Bellissima, questo volume contiene i primi 6 volumetti, i primi 6 spillatini di questa serie al prezzo di 23 euro. Sarà il primo, a quanto sembra, il primo arco narrativo di questa storia. Si chiuderà con i primi 12 spillatini. Mi pare che in America debba chiudersi forse questo mese o il prossimo, se non mi ricordo male, quindi sappiate che non sarà una serie lunga in eterno. Per ora il primo libro, Cronache della Pira di Fiamme delle Altrue, sì, ciao, Cronache della Pira delle Altrue, basta, mamma mia. Sarà il primo, appunto, il primo libro di questa epopea. Chissà poi se continuerà questa storia, che prosegue su questi due binari temporali differenti, uno presente, uno passato. Quello passato in cui scopriamo questo gruppo, questa compagnia di eroi che vinse la lotta contro questo dio oscuro, in questa lotta su questa scala nera. E mentre nel presente vediamo le conseguenze delle azioni di questi personaggi, perché sembrerebbe appunto che se la leggenda vuole che questi eroi sconfissero appunto questo dio, forse proprio così non è, forse qualcuno di loro ha fatto un patto proprio con questa divinità e adesso questo patto viene onorato, questa creatura, questo mostro letteralmente comincia a spandere quello che sembra essere quasi un vero e proprio germe, sembra quasi una specie di epidemia zombie, una roba. Quando mi sono approcciato un po' a questa storia mi sembrava di leggere un fantasy alla, non tanto alla John Martin, a George Martin, non saprei come, quale universo fantasy prendere di riferimento, non vorrei dire Shannara per non dire un'eresia, però insomma un fantasy concepito a livello visivo da John Carpenter. Abbiamo questi mostri, queste creature che lacerano la carne, escono proprio dai corpi, li deformano, li distruggono. Mi fa tanto la cosa appunto proprio di John Carpenter, disegnato splendidamente dal nostro Riccardo Federici. Volevo farvi vedere una sequenza che racconta proprio l'origine, la cosmogonia di questo mondo, l'origine proprio di queste divinità, del dio oscuro. Eccola qua, guardate che roba spaziale, disegnata appunto da Riccardo Federici, qualcosa di spettacolare, veramente una roba molto molto figa. Anche che alla fine di ogni spillatino, anche qua tra un capitoletto e l'altro, Philip Kennedy Johnson ha arricchito i vari numeri della serie con tutta una serie di approfondimenti, leggende, racconti, canzoni, spartiti proprio delle stesse canzoni, appunto, che vanno ad arricchire ancora di più questo mondo, con sempre ovviamente gli abbellimenti di Riccardo Federici. Tra l'altro, una cosa molto interessante è che è un mondo che è talmente tanto adattabile per giochi di ruolo che proprio in America è uscito uno spillatino della serie, che è proprio una serie di racconti, di espansioni letteralmente adattabili al sistema di gioco di Dungeons and Dragons. Proprio una roba fuori di testa, e non so sinceramente come funzioni questo genere di cose, sono ignorantissimo, però sono cose che a me piacciono tanto, ti permettono proprio di andare a sviscerare totalmente questo genere di ambientazioni. Sono cose che a me proprio mi affascinano, mi mandano in brodo di giuggiole, come piace dire a me. E poi concludiamo con Saldapress, per cui è uscito il secondo volume di Firepower, il nuovo fumettone, magari metto di qua, il nuovo fumettone di Robert Kirkman, Chris M. Nee, con i colori di Matthew Wilson, al prezzo di 19,90€, che trovate tra l'altro anche con una bella variant di Simone Di Meo. Questa storia di arti marziali
di famiglia, presumibilmente, come ormai Kirkman ci ha abituato da Invincible. C'è qua già subito nelle primissime pagine, questo l'altro mi pare che sia proprio il vero e proprio inizio della serie. Vorrei darvi una conferma leggendo i contenuti. Esatto, qua ci sono i primi 6 numeri della serie di Firepower, perché il primo numero che è arrivato in Italia conteneva fondamentalmente il preludio. Questo volume, dal titolo Fuoco Amico, dà effettivamente il via alle vicende presenti di Owen Johnson, questo ragazzo che ha trascorso la sua gioventù su questo monte, in mezzo a questi monaci Shaolin, imparando appunto le arti marziali, imparando a padroneggiare quelle che sono quella che è l'arte del pugno di fuoco. E appunto adesso è tornato in America, è tornato a casa propria, si è costituito una famiglia, ma sembra che proprio che il passato non voglia lasciarlo tranquillo. Tutto disegnato in maniera magistrale da Chris Samnee, con questo stile che è spettacolare, veramente è eccezionale, molto pop. Mi piace un sacco anche come viene colorato da Matthew Wilson. Ci sono anche dei bei cliffhangeroni, come Kirkman ci ha abituato per storie di questo tipo. E poi è sempre figo vedere appunto queste commistioni fra i problemi familiari, in particolare come problemi, i piccoli problemi tra virgolette quotidiani, le relazioni, ecco, tra i vari personaggi, come appunto ci ha abituato con Invincible, ma anche con The Walking Dead, insomma, mescolate a queste storie, diciamo pure un po' assurde, un po' insomma un po' calcate, ecco, ripeto, come può essere questa di arti marziali, di scuole di arti marziali, di combattimenti, di botte, mazzate, e anche sembra appunto un bel po' di intrighi. Ripeto, trovate anche questo in fumetteria. Fatemi sapere un po' cosa avete comprato e letto voi questa settimana. I commenti sono qua sotto apposta per Vobis. Vi ricordo che appunto alcuni di questi fumetti li trovate qua sotto in descrizione per poterli recuperare su Amazon, altrimenti c'è sempre la brava Super Gulp di Pavia, dove li trovate appunto ad aspettarvi. In descrizione ci sono anche i miei link per il mio Facebook e per il mio Instagram, link per altri fumetti che vi consiglio sempre. Ho in programma almeno un altro paio di video, uno su la scomparsa di Kentaro Miura. Sto ancora decidendo se e quando pubblicarlo, perché voglio che arrivi il messaggio giusto, ecco, non voglio che venga frainteso in nessun modo. E poi deve arrivarmi un mega ordine da Ho Visto Cosa, una roba, forse l'ordine più grosso che io abbia mai fatto da che appunto mi servo da Ho Visto Cose, una roba veramente allucinante. Non devo capire come prendere questa cosa, soprattutto devo capire come prendere tutti i pacchi che mi arriveranno. E poi che altro? Avrei in mente di parlarvi anche di un paio di fumetti molto molto interessanti che ho letto di recente. Come al solito i commenti sono qua sotto, fatemi sapere un po' e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!